Buonasera, l'associazione Cromas è lieta di darvi il benvenuto al terzo appuntamento con il Festival Trieste Prima 2020. Dopo l'interruzione a causa della pandemia, la nostra stagione concertistica è ripresa il 23 gennaio ed oggi contiamo di entrare nel vivo del nostro progetto. Benvenuti quindi alla conferenza del professor Di Paoli Paolovic sul canto aquileiese, che precede il terzo concerto di Trieste Prima. Ci è sembrato doveroso, nell'anniversario dei 600 anni dalla fine del patriarcato di Aquileia, ricordarci di un fenomeno musicale locale ancora poco studiato, il canto aquileiese o canto patriarchino, ed affidarci ad uno stimato studioso che ne illustri i tratti. Per immergerci nel passato a cui si farà riferimento, si è scelto la suggestiva cornice della Basilica di San Silvestro, grazie al partenariato della comunità evangelica di confessione elvetica, che ci ha concesso di entrare in questo sacro luogo. Comunità che desideriamo ringraziare pubblicamente e che, grazie alla generosa operosità del signor Armando Costessi, ci ha permesso di lavorare nelle migliori condizioni. L'ottica del Festival Trieste Prima, votata all'arte contemporanea, fa oggi quindi un passo indietro, verso il passato, per comprendere l'entità di una realtà musicale locale preziosa. Ma contemporaneamente si desidera fare anche un passo verso il futuro e, sulle basi di questa antica pratica musicale, dare alla luce della musica nuova. Ecco che, dopo la conferenza, vi sarà il terzo concerto del Festival in cui hanno luogo ben due prime esecuzioni dedicate al canto patriarchino. Ecco manifestarsi dunque anche la tematica del Festival, la musica nel tempo. Desidero ora comunicare la durata della conferenza, che è di 20 minuti circa, e la parola al professor David Di Paoli Paolovic, che ringrazio per essere qui con noi stasera. Grazie, ringrazio il professor Corrado Royas dell'invito e entro nel vivo della trattazione del tema patriarcato, Aquileia, canto patriarchino. Dobbiamo fare anzitutto delle chiarificazioni terminologiche su questi tre aspetti. Anzitutto, Aquileia fu fondata nel 181 a.C. come colonia di diritto latino, fu capitale della decima regio, Venezia e Istria, e fu evangelizzata da San Marco e dai primi martiri, Ermacora e Fortunato. Da lì la chiesa aquileiese soffiò la fede praticamente in mezza Europa. La denominazione Patriarcato di Aquileia invece va a indicare di volta in volta entità giuridiche diverse, ossia per Patriarcato di Aquileia si indica anzitutto la diocesi, cioè quella che è soggetta all'immediata giurisdizione del Vescovo di Aquileia, e che ora fa parte dell'Arcidiocesi di Gorizia. Poi Patriarcato di Aquileia indica anche la provincia ecclesiastica di Aquileia, e cioè l'insieme delle diocesi su cui la Chiesa aquileiese esercitava la giurisdizione canonica. È interessante, perché qui anche si vedrà poi la vastità e la diffusione, l'area di diffusione del canto patriarchino, è interessante notare come questa giurisdizione si estendeva sulla appunto Venezia e Istria, sul Norico, sulla Pannonia, sulle attuali Svizzera, Austria, Ungheria, Slovenia e Croazia, e a sud comprendeva l'Istria fino al 1751, anno della soppressione. In terzo luogo abbiamo invece Patriarcato di Aquileia inteso come principato temporale, cioè la cosiddetta patria del Friuli. Ora l'anniversario appunto si riferisce alla cessazione del dominio temporale, i famosi 600 anni di cui diceva prima il professor Royas. Ecco, l'importanza di Aquileia
sicuramente fu originata anche dai rapporti stretti con la metropoli orientale di Alessandria di Egitto, e con la quale condivideva appunto molti contatti. Alessandria d'Egitto, bene notare, aveva un proprio rito, il quale molto probabilmente influenzò sia l'aspetto rituale che l'aspetto musicale del cosiddetto canto aquileiese prima, e poi vedremo distinto come anche canto patriarchino successivamente. Il patriarcato, dunque, ebbe una propria liturgia, il cosiddetto rito patriarchino o aquileiese, che fu officiato sino addirittura al 1596. A riprova dell'ascendenza orientale del rito, San Giovanni Cassiano riferisce che, e cito, in tutto l'Egitto e in tutta la Tebaide si recitano 12 salmi, sia nelle ore vespertine come nelle solennità notturne, seguiti da due lezioni, una dell'Antico e una del Nuovo Testamento. La liturgia usata ad Aquileia, da San Cromazio sino a San Paolino, era quindi la stessa usata in Tebaide e in Egitto. Ecco, ci fu anche uno studioso friulano scomparso circa più di 20 anni fa, Don Gilberto Pressacco, che studiò proprio molto a fondo questi rapporti con l'Egitto, e quindi diciamo segnando l'alessandrinità della chiesa aquileiese. Abbiamo parlato del rito patriarchino, rito di Aquileia, che fu trasmesso attraverso tutta una serie di vicende storiche che non stiamo qui a ricapitolare, fu trasmesso prima alla sede gradese, quindi a Grado, e da Grado passò alla sede veneziana. Cito una importante affermazione dello storico veneziano Gallicciolli del 1795, il quale afferma: il rito gradense è nostro, e l'aquileiese, che non differisce in sostanza dal romano. Dice che non differisce perché nelle successive stratificazioni rituali si erano praticamente allineati il rito aquileiese con il rito romano. Tuttavia, la lunghissima storia millenaria del rito aquileiese portò alla formazione di un vero e proprio repertorio di canto aquileiese, ricco di canti processionali, sequenze, tropi, discanti, drammi sacri. E era un canto precedente all'ambrosiano e, come notava San Girolamo, cito, «Aquileienses clerici uti chorus beatorum habentur». Romani vero uticanes baiulant, cioè i chierici aquileiesi hanno un coro come di beati, mentre i romani cantano come cani. Questo per dire che vi si è sempre sentita un'alterità rispetto a Roma, rispetto a quello che era il rito romano. Aquileia è sempre stata considerata la seconda Roma, un'altera Roma. E infatti Cromazio scrive come «Etiam Rome cantus nostro dedimus», cioè noi abbiamo dato il canto, in sostanza, per capirci, gregoriano a Roma, cioè il canto fermo, il canto sacro. Quindi un'affermazione molto forte che fa capire quanto fosse sentito e radicato questa identità aquileiese, che è un'identità sicuramente transnazionale, che accomuna popoli diversi, di etnia diversa, di lingua diversa, e fa riferimento appunto a una storia molto lunga, importante e stratificata. Naturalmente io ho parlato del cosiddetto canto aquileiese, cioè quello che risulta dai codici fino adesso. Ma noi sappiamo che il rito aquileiese, ad un certo momento, con la soppressione del rito nel 1596 ad opera del Sinodo di Udine, in cui il patriarca Francesco Barbaro decretò la soppressione del rito aquileiese, sappiamo appunto che il rito fu soppresso, ma resistette in alcune diocesi più
che in altre, cioè fu abbandonato con molta difficoltà e vi fu molta diffidenza da parte delle, diciamo, sia del clero che degli stessi fedeli nel accogliere una nuova ritualità che portava con sé anche una nuova diciamo, ricchezza musicale. Perché appunto le nostre genti erano ben consce della ricchezza e dell'importanza e dell'antichità di quanto invece si andava ad eliminare. E pochi lo sanno, ma ad esempio l'ultima diocesi in assoluto che abbandonò il rito aquileiese fu proprio la diocesi di Lubiana, che resistette fino all'ultimo. E abbiamo ad esempio qui a Trieste esempi di poco edificanti, ad esempio furono buttati a Macero addirittura i libri di rito aquileiese. Quindi per capire la, come dire, anche una certa forza nell'imporre determinate decisioni dall'allora Chiesa romana. Noi abbiamo appunto però una resistenza a queste decisioni prese dall'alto, una resistenza che si estrinseca nella musica, nella musica in particolare, è sacra, quella rituale del rito patriarchino, che viene continuata ad essere praticata dal popolo, quindi dai fedeli, dal clero, che si ostinano a cantare secondo antichi moduli. Certo, questi moduli, pian piano nel corso dei secoli, tendono a differenziarsi. Ogni regione acquista peculiarità melodiche di un certo tipo e quindi si forma tuttavia un grande sistema di canto adriatico, potremmo dire, un sistema di canto che va dalla Dalmazia, diciamo addirittura dal Montenegro, da Cattaro, e si spinge fino agli estremi confini della Carnia, ma anche oltre. E andiamo addirittura verso il Comasco, scendiamo verso l'Istria, insomma, e ci sono sopravvivenze di vario genere. Vi sono varie tese sull'origine del canto. Il canto patriarchino, appunto, secondo taluni, sarebbe un canto ibrido, cioè dove troviamo elementi aquileiesi, romano-ambrosiani, gregoriani e popolari. È un po' la tesi che era stata portata avanti dal musicologo Giuseppe Radole. Altra tesi, invece, che era seguita dal benedettino Pellegrino Ernetti, era quella che vedeva il canto patriarchino come un canto eminentemente veneziano. Direi che poi vi sono i detrattori del canto patriarchino che dicono che questo canto che viene tramandato oralmente in queste regioni invece sarebbe un canto di natura popolare, un canto non degno di considerazione, come in effetti non ebbe da parte dei musicologi fino agli anni 60 e 70 del secolo scorso. I primi ad accorgersi di questo fenomeno furono gli etnomusicologi, non i musicologi. La musicologia ignorava questo canto appunto perché lo riteneva popolare. Il canto, invece, la tesi del canto patriarchino quale canto eminentemente veneziano, quella dell'Ernetti, a mio avviso coglie solo in parte la complessità di questo canto. Certo, Venezia ha accolto il rito aquileiese e quindi ha portato avanti una certa ritualità attraverso la dominazione della Serenissima. Però è certo che in questo canto si colgono molti echi di molti stili di varia natura e quindi è preferibile accostarsi alla tesi dell'ibridismo. Ecco, ci sono stati vari tentativi da parte di molti studiosi di studiare e raccogliere le testimonianze di questo canto, ma soprattutto a partire dagli anni 60 in poi. Ci sono state registrazioni da parte della RAI nel corso degli anni 60, sia della sede di Roma che della sede di Friuli Venezia Giulia, ma sono stati piccoli tentativi portati avanti in maniera estemporanea. Invece coloro che hanno registrato le testimonianze di questo canto patriarchino di tradizione orale sono stati per lo più musicologi
locali che per iniziativa personale hanno toccato le regioni del Quarnero, della Dalmazia, del Friuli, della Carnia e anche del Veneto. E, il canto patriarchino è rimasto anche con una sorta di travestimento linguistico che lo ha preservato anche nell'ambito del canto glagolitico della Dalmazia, perché se voi sentite una parte del repertorio del canto glagolitico, in realtà è proprio in sostanza il canto patriarchino. Ma io ho avuto anche testimonianze, ad esempio, proprio per riferirsi qui nella nostra Trieste, dove ad esempio anche a Barcola si usavano dei moduli patriarchini con appunto l'uso non della lingua latina ma della lingua slovena, ma questo soltanto fino agli inizi del 1900. Dopodiché c'è stata una grande crisi della cosiddetta tradizione musicale patriarchina, perché da un lato abbiamo avuto la stampa di tutta una serie di volumi di canto sacro da parte di quello che diciamo l'editoria pontificia, quindi volumi di canto gregoriano e quindi un'imposizione, diciamo così, cattedratica per quel che riguarda il canto sacro da ufficiarsi nelle liturgie. Dall'altro abbiamo avuto anche fenomeni legati all'introduzione della nuova liturgia a seguito delle riforme del Concilio Vaticano II, con l'introduzione delle lingue nazionali, quindi i testi su cui le nuove liturgie appunto posavano i loro riti non erano più i testi su cui posavano le melodie patriarchine, quindi c'è stata una dismissione di questo canto. Vi sono stati in alcune regioni poi effetti causati anche, diciamo, negativi, causati da spostamenti di popolazioni, quindi da coloro che erano depositari di queste tradizioni, ad esempio soprattutto nell'Istria e nel Quarnero, ma anche poi lo spopolamento montano riferito al Cadore, al Comelico, alla Carnia. Quindi ci sono stati molti, diciamo, aspetti che hanno messo in crisi questo canto patriarchino. E questo canto patriarchino assume varie, adesso per toccare elementi formali, varie dimensioni, riferendoci ad una condotta appunto armonica sotto l'aspetto macroformale, riscontriamo un'omofonia nelle lezioni e nei recitativi. Oppure una polifonia naturale, cioè che il popolo porta avanti senza apprendimento da parte dei maestri, quindi come negli ordinari delle messe e nei vesperi, quindi a Bordone per capirsi, quindi una sorta di polifonia spontanea. E abbiamo qualche volta un gusto modale, e abbiamo l'antichità spesso della doppia corda di recita nel canto dei salmi, come era nell'antico canto aquileiese, e abbiamo una varietà ritmica che non c'è nel canto gregoriano, e anche l'aspetto espressivo non è da tenere in poca considerazione, perché vi sono proprio delle interpretazioni che nel canto gregoriano non si colgono. E vorrei dire anche che la pratica del canto è importante, perché esso è sempre stato tenuto in vita dalla communitas fidelium, cioè dai sia laici che consacrati. E è un canto quindi di comunità, dove c'è una sorta di didattica per imitazione, e la guida non sono i maestri ma sono gli stessi fedeli. Non ci sono dei solisti, ma ci sono ad esempio, a parte i recitativi dei sacerdoti o dei ministranti, ma è la stessa massa del popolo che porta avanti questo canto. Certo, questo pone il problema della trasmissione, perché una volta che noi non abbiamo più queste assemblee di fedeli che portano avanti questa tradizione, il canto si può dire appunto morto. E da sottolineare che questo canto
è sempre stato un veicolo vivo, cioè non è un canto, come dire, da studio, un canto da volume, un canto oggetto della musicologia, ma è appunto un canto che si poteva accogliere nelle nostre chiese fino agli anni 60, 70. Poi vi sono state, appunto, come detto, dismissioni di tutti i repertori, e solo in poche isole, come ad esempio Grado, Marano, qualche paese della Carnia, qualche piccolo paese montano del Veneto, e soprattutto invece si è conservato in Dalmazia, grazie appunto alla forza dei sacerdoti dalmati che hanno continuato a cantare secondo l'antica tradizione. Noi quindi abbiamo avuto queste crisi sono state fronteggiate, diciamo, da tentativi di riproposizione di repertori. Ad esempio, nella Carnia, ricordo l'opera di Don Giuseppe Carniello, il quale ha pubblicato molti volumi con trascrizioni di canti della Carnia e del Friuli. Nel Bellunese ricordo l'opera di trascrizione del maestro Livan, che ha registrato e anche trascritto molti canti del Cadore. Ma insomma, la bibliografia qui diventa una vera e propria, sarebbe oggetto di un ulteriore approfondimento e conferenza. Ci sono stati anche tentativi negli ultimi anni di ripristinare questi canti con esecuzioni di vesperi attraverso anche gruppi vocali. La Cappella Musicale di Santa Maria Maggiore aveva tentato anche qualche volta di riproporre, ad esempio, i canti di Grado, che nella stessa Grado stavano perdendosi. Abbiamo anche alcuni sempre sacerdoti gradesi che hanno cercato di porre rimedio all'oblio di questo canto. Ricordo Don Michele Tomasini e Don Giorgio Longo, che hanno anche pubblicato dei volumi su questo argomento. Poi ricordo che l'importanza di questo canto patriarchino è stata dimenticata dalle istituzioni. Noi non abbiamo oggi una legge o una, come dire, una pletora di studiosi che sia incaricata di seguire, di sistematizzare, di quindi studiare, trascrivere, registrare, indagare questo fenomeno che, ripeto, riguarda un sistema di canto che congloba l'intero mare Adriatico. Ed è un vero peccato, perché questo sarebbe una lesione proprio di quella che è la nostra identità. Perché qui non si tratta soltanto di parlare di canto patriarchino, ma si tratta anche di cogliere l'essenza stessa dell'identità aquileiese, che unisce, come ho detto all'inizio, popolazioni di anche lingua diversa, di cultura diversa, e che quindi un canto che unisce e che non divide. Io penso che, ecco, ho in qualche modo ho detto quello, per sommi capi, che potevo offrirvi in così poco tempo, e vi ringrazio, e ringrazio il professor Corrado Rojas. Ringrazio quindi il professor David Di Paoli Paolovic. Le sue parole sono state sicuramente la migliore introduzione alle due prime esecuzioni dedicate al canto patriarchino che ascolteremo stasera. E mentre il professor David Di Paoli Paolovic è atteso a un'altra conferenza e quindi abbandona questa sala, io muovo dunque verso la presentazione del concerto, che si svolge con la collaborazione del Forum Austriaco di Cultura Milano, ente che desidero qui ringraziare pubblicamente.
Anche stasera la durata prevista del concerto è di un'ora circa. Ad esibirsi il gruppo Airborne Extended Ensemble di Vienna, che ci presenta un programma interamente dedicato a prime esecuzioni. Vi invito sin d'ora a cercare il programma di Trieste Prima sul sito dell'associazione CROMAS, www.chromas.it, dove potrete trovare informazioni sugli autori delle musiche e sugli interpreti. Il primo brano, intitolato Landschaften, Paesaggi, è una serie di frammenti che ascolteremo tra un brano e l'altro. Come dice l'autrice stessa, Elisabeth Scimana, è un brano fratto in moduli, ognuno della durata di 3 minuti. Gli interpreti prendono spunto da una specie di esempio musicale che traspongono sul proprio strumento e sviluppano per 3 minuti, durata emblematica per l'interazione che si sviluppa estemporaneamente, similmente ad un'improvvisazione. Da questa composizione stasera ascolteremo 5 frammenti. Eccovi il primo dei 5, intitolato Waldzirpen, i suoni del bosco. Adesso chiederò al nostro cameraman di aiutarci con un totale, mentre io questa sera prenderò parte all'esecuzione dando proprio l'avvio al cronometro che scandisce i 3 minuti di questo primo pezzo. Buon ascolto. Thank you.
Ringrazio l'ensemble Ebon Extended per l'esecuzione del primo frammento di Paesaggi della compositrice Elisabeth Scimana. Mi sembra di sentire gli applausi che avreste donato se foste potuti essere qui con noi alla Basilica di San Silvestro. La musica che stiamo per ascoltare è con la voce d'Aquilegia di Francesco Gulic, studente del Conservatorio Tartini di Trieste, a cui l'associazione Chromas ha commissionato il brano chiedendo al giovane compositore di ispirarsi ai mattutini della feria quinta e sesta della tradizione patriarchina. Ecco che l'introduzione al canto aquileiese del professor Di Paoli Paolovic viene ad incrociarsi alla coniugazione dello stesso canto con l'ispirazione contemporanea, in una tensione poetica capace di abbracciare secoli di creatività musicale di cui stasera l'associazione Chromas si fa portavoce. Prima di presentare il brano di Francesco Gulic, chiederò al nostro cameraman di preparare e allestire tutto quanto sia necessario per una buona ripresa all'organo e chiederò anche ai nostri musicisti, all'organista Manuel Tomadin, di prendere posto e al registrante, che è proprio lo stesso Francesco Gulic, il compositore del pezzo, proprio per permettere di inquadrare a dovere la scena che ci si prospetta. Come dice l'autore stesso, Francesco Gulic, con la voce d'Aquilegia per organo, indaga lungo le sue tre sezioni, ciascuna germogliata dal seme del canto patriarchino, le possibilità dell'organo, prima come antenato del sintetizzatore, ossia come tentativo di sintesi ed emulazione degli altri strumenti in ogni epoca in cui è stato costruito, poi come grande libro della cristianità e dell'Occidente, da cui emergono schegge e frammenti contraddittori di svariate tradizioni e generi musicali, e infine come laboratorio sperimentale, da Frescobaldi a Stockhausen, di incontro e scontro fra le voci in dialogo contrapuntistico. Le tre sezioni sono Mattutino astinerunt reges, Penitenzia gite, Ricercare a tre. Il brano dura circa 10 minuti. All'organo, come detto, Manuel Tomadin, ai registri dello strumento, vi ricordo siamo nella Basilica di San Silvestro, il compositore stesso della composizione con la voce d'Aquilegia, Francesco Gulic. Buon ascolto. Thank you.
Ringrazio Manuel Tomadin per la splendida esecuzione di Con la voce d'Aquileia del giovane compositore Francesco Gulic. Ringrazio naturalmente anche Francesco Gulic, che si è rivelato anche un abile registrante. E grazie anche al nostro pubblico che ci segue da casa, del quale immaginiamo il caloroso applauso. L'ensemble Airborne Extended si appresta ora ad eseguire il secondo frammento da Paesaggi della compositrice Elisabeth Scimana. Il titolo è Rosengarten, il giardino delle rose. Come annunciato in precedenza, anche questo frammento è della durata di 3 minuti. Anche per questo frammento mi appresto a far partire il cronometro. Buon ascolto.
Ringrazio l'ensemble Ebon Extended per l'esecuzione de Il Giardino delle Rose di Elisabeth Scimana. Ringrazio anche voi da casa, mi sembra di sentire il calore dei vostri applausi. L'ensemble Ebon Extended si appresta ora ad eseguire Tetrachrom della compositrice Katharina Clement. Descrivo il brano con le parole della stessa Clement. Tetrachrom è ispirato dalla pittura di Rothko, in particolare da Saffron, dipinto di dimensioni ragguardevoli, dai toni accesi di rosso e giallo. La musica deve molto anche alla poetessa Saffo e ad alcuni frammenti della sua poesia, frammenti che aspirano a un completamento interiore da parte dell'ascoltatore. Il tutto assume una sorta di figuratività, composta da ampie linee orizzontali e bruschi tagli verticali. Musicalmente, ciò è reso da un continuum interrotto. Le parti interrotte sono lo spazio in cui agisce il colore che è fonte di ispirazione di Tetrachrom. Il materiale musicale è legato ai suoni armonici degli strumenti, sia quindi nell'ambito della microtonalità, e gli strumenti fanno altresì largo uso di tecniche estese. Il brano, molto impegnativo all'ascolto, è della durata di 15 minuti.
Un grazie all'ensemble Airborne Extended per la vincente esecuzione di Tetrachrome, brano della compositrice Katarina Clement. E ora il momento del terzo frammento di Paesaggi della compositrice Elisabeth Scimana. I 3 minuti di musica previsti portano il titolo For the House, letteralmente davanti alla casa. Anche in questo caso sarò io a far partire il cronometro. Buon ascolto. Dopo l'esecuzione del terzo frammento di Paesaggi della compositrice Elisabeth Scimana, il suono della parola, una composizione che ho scritto io stesso proprio per l'ensemble Airborne Extended. Ho immaginato il brano come una rievocazione del canto patriarchino Vexilla Regis, l'invocazione alla croce, sul quale sovrapporre il lamento sul peccato originale in sloveno antico,
tratto dai monumenti di Frisinga, e l'implorazione alla salvezza, in tedesco antico, tratta dall'Evangelienbuch di Ottfried von Weissenburg, testi datati al IX e X secolo. L'ispirazione religiosa è evidente e mi sembra sia rinsaldata dal luogo sacro in cui si svolge il concerto. La scelta dei testi è in parte un omaggio alle interpreti di nazionalità tedesca, italiana e slovena, ma soprattutto dovuta ad una pulsione inconscia che probabilmente è legata all'ambiente culturale al quale sento di appartenere. Mi sembra di aver creato un luogo musicale dove le diverse accezioni della parola divina possano ricreare quella magia incantatoria dovuta alla religiosità insita in ciascuno di noi, dove per religiosità intendo il mistero del sacro, religiosità che, se ascoltata, può dirigere la nostra esistenza. Se dovessi descrivere il brano da un punto di vista compositivo, direi che mi sono lasciato guidare da un'improvvisazione su spettri sonori ricavati dai suoni del Vexilla Regis, che ho poi trasposto e rielaborato, caratterizzando musicalmente ognuno dei tre testi. Il testo in latino è caratterizzato dalla tecnica estesa dello slap, affidata al flauto dolce. Il testo in sloveno è caratterizzato dal ribattuto del flauto traverso. Il testo in tedesco è caratterizzato, infine, dai colpi che l'arpista infligge al proprio strumento. Il brano è della durata di circa 8 minuti. Buon ascolto.
Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento all'ensemble Airborne Extended per la splendida esecuzione del suono della parola. Il prossimo brano in programma sono due frammenti da Paesaggi della compositrice Elisabeth Scimana, composizione che, frammentata tra gli altri brani, ci accompagna sin dall'inizio del concerto. I due frammenti, della durata di 3 minuti ciascuno, sono i frammenti quarto e quinto e si intitolano Rosengarten Gedenkt, il giardino delle rose, cioè il brano ascoltato in precedenza ma in una versione ampliata, e Himmel, letteralmente cielo. Ricordo che i frammenti nascono dalla proposizione di un modulo musicale che viene interpretato estemporaneamente, similmente a quanto accade nella musica improvvisata, anche se non si tratta di un'improvvisazione. Anche in questo caso mi appresto ad avviare il cronometro. Buon ascolto. Thank you.
il mio silenzioso applauso interiore all'ensemble Ebon Extended per l'esecuzione dei frammenti quarto e quinto tratti da Paesaggi di Elisabeth Scimana. Il prossimo brano è Schönfunk del compositore russo Nikolai Krust, composizione che conclude il concerto di stasera. Il titolo è un gioco di parole, come dice l'autore stesso, poiché potrebbe essere un accenno a Schönberg, come al genere funk, oppure alla parola funk nel significato tedesco, trasmissione. Le armonie del brano sono basate su idee schönbergiane, come l'alterazione degli accordi in virtù della percezione coloristica del suono, ma in esse vi sono anche varianti che appaiono come dei clusters più indefinite. L'idea della composizione è dovuta proprio alle varianti citate, spesso causate da note mancanti, e dal concetto di mancanza è legata anche l'ispirazione del brano, che tenta di rappresentare la situazione di una molecola a cui manca un elettrone e lo sviluppo di questa mancanza. La mancanza di qualche nota all'armonia può dar adito anche ad accordi appartenenti al genere pop, utilizzati ad esempio da James Brown in Excess sino a Gent Gent. Schönfunk è della durata di 7 minuti. Buon ascolto. Thank you.
Ringrazio l'ensemble Ebon Extended per l'esecuzione di Schönfunk del compositore Nikolai Krust. Vi assicuro che ci sembra di sentire il calore dei vostri applausi da casa. Chiudo
con un pensiero che riguarda la data del concerto di stasera, il 17 febbraio. Il 17 febbraio del 2011 si spegneva il fondatore del nostro festival, Giampaolo Coral, che tutti ricordiamo come se fosse ancora tra noi. Dal prossimo concerto inizieremo delle esecuzioni di sue musiche, che spero ci accompagnino anche in autunno al festival che organizzeremo, naturalmente chiamandolo Trieste Prima 2021. E al prossimo concerto, il 20 febbraio, il duo formato da Tiziana Scandaletti, la vocalist Tiziana Scandaletti e il pianista Riccardo Piacentini, eseguirà i Kosovel Lieder del nostro compositore Giampaolo Coral. E quindi il quarto concerto sarà sabato 20 febbraio. Anche questo sarà un evento senza pubblico, come quello odierno, in diretta streaming dalla pagina Facebook dell'Associazione Cromas. Il concerto si svolgerà al Conservatorio Tartini alle 18 e protagonista il duo alterno, appunto la vocalist Tiziana Scandaletti e il pianista Riccardo Piacentini. Rimanete in contatto con Trieste Prima. A presto.